Da più di un mese a Ponte Nossa sono partiti i lavori per la sistemazione del centro sportivo comunale. Come sta procedendo l'intervento? I lavori stanno proseguendo secondo le previsioni, quindi sono iniziati il 13 di gennaio e il tempo previsto per la conclusione dei lavori è stato stimato in circa 120 giorni. Stiamo rispettando la tabella di marcia, quindi dovrebbero terminare come previsto entro la fine di maggio. Mercoledì 26, quindi nella giornata di ieri, abbiamo pubblicato il bando per la gestione del centro sportivo e quindi approfitto di questo spazio anche per invitare chi fosse interessato a recarsi negli uffici del comune, all'ufficio tecnico del Comune di Ponte Nossa, oppure direttamente sul sito istituzionale per consultare appunto il bando. È un bando che è stato strutturato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, con la collaborazione di tutti gli amministratori e dei funzionari dell'ente. La base d'asta è di 60.000 euro. Molto sinteticamente, si tratta di una parte che il potenziale gestore dovrà investire direttamente per i mobili da inserire nel locale stesso e una parte invece che dovrà al comune. Questa è la base d'asta, tutto quanto sarà offerto in più, il comune non lo vuole in quanto non si vuole fare cassa, ma il comune chiede o comunque darà la possibilità di investire appunto quello che darà la possibilità di vincere, quindi quello in più i 60.000 euro, di investirlo sulla struttura per migliorie o completamento. Di che tipo di bando si tratta? È una procedura di gara il cui criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo significa che la parte economica, abbiamo stabilito che la parte economica peserà all'80%, mentre invece ci saranno altri parametri che peseranno al 20%. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 26 di marzo, il 27 di marzo invece si saprà chi sarà il futuro gestore, quindi saranno aperte le buste. Il periodo di concessione è di 8 anni, rinnovabile di altri 8 e ci terrei a precisare che come comune, visto che nei mesi scorsi abbiamo aderito alla campagna di sensibilizzazione per le problematiche legate al gioco d'azzardo, nel bando è esplicitamente inserito che non sarà possibile in nessun modo installare dei videopoker all'interno della struttura, pena la decadenza della concessione. Siamo consapevoli che il periodo che stiamo attraversando è di ristrettezze economiche, quindi c'è il rischio che il bando possa andare deserto. Siamo comunque anche fiduciosi perché crediamo di aver messo a punto un bando che potrebbe attirare l'attenzione dei privati. Il vincitore sarà colui che crede di più in questo progetto, quindi è una sorta di scommessa. Noi ce l'abbiamo messa tutta, in pochi mesi siamo riusciti a cantierare l'opera, abbiamo iniziato i lavori, sono a buon punto, non era scontato riuscire a fare il bando, è stato pubblicato questa struttura, ricordo, è adiacente alla pista ciclabile, avrà un ingresso privilegiato alla stessa pista ed è il completamento della zona commerciale di Via Europa.